Da Pescara, Matteo Salvini dice restituiamo la parola agli italiani senza tornare al vecchio. Se devo mettermi in gioco, lo faccio sereno, da solo e a testa alta. Poi potremmo scegliere i compagni di viaggio. Matteo Salvini è a Pescara, fronte alla nave di Cascella, e apre la sua campagna elettorale in solitaria. Chiede la riapertura del Parlamento nei prossimi giorni perché deputati e senatori alzino il bip, il sedere, anche nella settimana prossima. E chi non viene è perché vuole tenersi la poltrona. Poveri, mi dicono riapriamo il 20, il 30 di agosto. I deputati della Lega sono pronti, se serve anche domenica. Quindi Matteo Salvini dice altro che il 20 del 30 di agosto. Lasciate il trolley, lasciate la spiaggia. Alzatevi dalla sedia e tornate indietro a Roma perché il paese chiama, il governo chiama. E poi dice una frecciatina, quella della Lega sono, quelli della Lega sono già tutti pronti. Se serve, domenica sono già operativi. Quindi Matteo Salvini andrà e si presenterà come presidente del Consiglio, lui con il suo partito. E dice dopo vedremo le alleanze, ma per intanto io sono da solo e mi presento da solo a testa alta e lo faccio sereno e mi metto in gioco. E come si prevedeva, il suo tour sarà proprio campagna elettorale. La convulsione degli ultimi giorni per Salvini sono già il passato. Se mi candido premier, quello sicuro. Chi sceglie Salvini sa cosa sceglie. Sembra una pubblicità del passato, non mi ricordo quale. E così il capo della comunicazione di Salvini, Luca Morisi, pubblica il post in Facebook: No poltrone e rimpasti, no governi tecnici, la parola torna agli italiani. Ma a sciogliere le camere sarà il capo dello Stato, Mattarella. Ma Salvini alle urne vuole tornarci in fretta, velocemente, anche perché la manovra economica la dovrà fare chi ha la forza per farla, a costo di far riaprire il Parlamento a ridosso di Ferragosto per sancire la fine del governo giallo-verde, con una data per le elezioni nel cuore, il 13 di ottobre, anche se i tempi sono abbastanza stretti. Con i suoi capi leghisti dice di non volersi impiccare a una data, una settimana non fa la differenza, ma una settimana poi basta, anche perché se non si riesce a far cadere definitivamente il governo prima di una certa data, il rischio è che le elezioni si posticiperanno, visto gli impegni con l'Europa, il bilancio e la manovra economica, addirittura ad aprile del 2020, quasi un anno dopo la data odierna. Quindi questo è quello che non vuole Matteo Salvini, è proprio questo, e non vuole neanche che Mattarella faccia un governo di scopo, un governo tecnico, magari tra PD e Movimento 5 Stelle, che attaccati alla poltrona, alle poltrone, durino a qualche altro mese. Nell'incontro con Conte di mercoledì, Salvini e il Presidente del Consiglio avevano parlato dell'ipotesi più veloce. Capo del governo che sale al colle per le dimissioni, il presidente del Consiglio aveva chiesto qualche giorno ed anche per questo Salvini a Sabaudia non aveva spinto sull'acceleratore pur parlando del governo al passato. Ma Conte non è d'accordo e così ieri il discorso del vicepremier sarebbe stato di questo tenore. Più o meno, guarda Giuseppe, è finita, abbiamo fatto cose importanti di cui siamo fieri, ma oggi, credimi, non è rimasta nessuna alternativa che il voto. È anche vero che Salvini, come candidato presidente del Consiglio, non potrebbe portare il paese ad elezioni da ministro dell'Interno in carica. Ma spiega un leghista, bisogna capire se è esplicitamente vietato. La prassi di per sé non lo preoccupano. In ogni caso Salvini potrebbe essere sostituito, per esempio, dal sottosegretario Molteni. Ciò che conta è che non arrivi un governo sostenuto dagli scilipoti. Perché non potrebbe continuare a fare il ministro degli interni? Perché è proprio il Viminale che organizza le elezioni e sarebbe una stranezza la prima volta successa nella Repubblica Italiana, però giustamente i leghisti dicono voglio vedere dove sta scritto che Salvini non può continuare come ministro dell'interno durante questo processo. Ma Matteo Salvini gestisce tutto da solo, in solitudine. Anche in Lega tutti sono a caccia di notizie sulle intenzioni del segretario durante il faccia a faccia con Conte.
Di Maio è a Palazzo Chigi ma non partecipa. Il capo dei 5 Stelle si arrocca sul voto del 9 settembre per il taglio di 345 parlamentari. Per i leghisti è soltanto il relitto a cui si aggrappa Di Maio per tirare in là. Quindi Di Maio dice è assurdo consegnare il paese in mano a un governo tecnico e poi il 9 di settembre, tra pochi giorni, abbiamo il taglio dei parlamentari, una svolta epocale nel Parlamento italiano. E volete far cadere tutto, ma i leghisti dicono lascia perdere, non ti attaccare ancora alla sedia. Ma Salvini non vuole quel voto non perché diminuirebbe le poltrone e dice per noi le poltrone valgono meno di zero. La questione è che il taglio dei parlamentari allontana la data delle elezioni a data, come dicevamo, quasi a, aprile del 2020. Quindi dice occorre come minimo il tempo per disegnare i nuovi collegi. Ma a quel punto, ripete Salvini, campa cavallo. A Pescara c'è anche il tempo di sollecitare l'eterna destra, nel dire che l'Italia ha bisogno di regole, ordine e disciplina. E nel ringraziare Dio per non essere nato comunista, o magari di esserlo nato e di non aver avuto modo di cambiare. Ma il finale sul palco è di commozione parlando dei figli. Dice li ho chiamati. Uno stava uscendo per andare in pizzeria, poi si ferma, occhi lucidi, più o meno 2-3 minuti di silenzio, rincuorato dagli altri leghisti che erano sul palco con lui. E le rose che gli consegnano due ragazze forse non bastano a scacciare quel pensiero malinconico. Quindi Salvini non vuole non fare il taglio dei parlamentari per tenere le poltrone o tenere più poltrone per la Lega che arriverà con più senatori, ovvio, di adesso. Il problema non è quello, che se non si fanno le cose velocemente, il problema è che altro che ottobre le elezioni slittano ad aprile-maggio del 2020. Praticamente fra 10 mesi, lasciando l'Italia in mano all'Europa, in mano a chissà chi, chissà quale presidente del Consiglio, chissà quale maggioranza o chissà quale governo di scopo o governo tecnico che non può fare nient'altro che fare le cose di ordinaria amministrazione per arrivare alle elezioni. E un anno è tempo perso, un'enormità, e addirittura. In un anno possono cambiare anche totalmente le intenzioni di voto degli italiani, cioè gli attuali voti, i teorici, dove danno la Lega tra il 36 e il 39, il Partito Democratico sceso al 20,5, il Movimento 5 Stelle risalito al 18,5, 18, anzi meglio, 17,9. E poi con Forza Italia tra il 7 e l'8 e Fratelli d'Italia tra il 7 e 8, queste intenzioni di voto potrebbero anche cambiare drasticamente. Quindi è un'incognita per tutti i partiti aspettare addirittura quasi un anno. Ed è proprio per questo che Matteo Salvini sta correndo dicendo alzate il sedere e domenica vi voglio tutti a Monte, vi voglio tutti in Parlamento a votare perché. Sapete che il Parlamento ha chiuso già una settimana fa e tutti i controlli sono andati verso casa per ben 38 giorni di ferie, record assoluto nel Parlamento italiano, altro che la casta. 38 giorni di ferie. Voi che mi state ascoltando avete 38 giorni di ferie seguiti? No. Quindi la lotta alla casta, la lotta alla casta, la casta. Quelli che volevano fare la lotta alla casta sono diventati peggio della casta di prima. Comunque. A parte questo, il Parlamento era già andato in ferie. Il Senato no, perché doveva approvare la TAV, sì no, e doveva approvare il decreto sicurezza bis, perché sennò scadeva e anche la TAV aveva delle scadenze urgenti. Quindi il Senato è rimasto una settimana in più per votare queste cose. Però gli altri sono già in spiaggia, chi è partito chissà per fare il giro del mondo, è andato in Europa, ai tropici, chi lo sa, bisogna utilizzarli i soldi guadagnati. Quindi probabilmente adesso il governo manderà un telegramma alla vecchia maniera, il telegramma, non un WhatsApp, ma un telegramma, chiedendo a tutti di rientrare immediatamente a Roma. E il problema è che magari qualcuno non vorrà più neanche rientrare. Però il lavoro è perso, perché se il governo cade molti hanno perso già il lavoro, però visto
che magari vi pagano ancora qualche mese, è meglio tornare indietro e prendere quello che arriva. Grazie per avermi ascoltato e vi rimando al prossimo video. Arrivederci.